Penelope è una donna diventata famosa per due motivi, suo marito e la sua tela. Due cose legate tra loro per difendere il regno, infatti, Penelope si fece furba e pensò a un modo per ingannare chi voleva invadere la sua isola e prendere il posto del marito. Stiamo parlando della storia di Odisseo, Ulisse, uno dei viaggiatori e dei re più celebri della storia della letteratura. Ulisse è infatti uno dei protagonisti di due poemi greci molto antichi, scritti da Omero, l'Iliade e l'Odissea. Il primo, l'Iliade, racconta della guerra di Troia, di come scoppiò e di come gli Achei riuscirono ad assediare la città e a entrare nelle sue mura. Fu proprio Ulisse, ingegnoso, astuto, a suggerire lo stratagemma del cavallo di Troia, che molti e molte di voi sicuramente già conosceranno. Tanti soldati achei vennero nascosti nella pancia di un grande cavallo di legno, che doveva sembrare un regalo per la città di Troia, e in verità portava solo e ancora guerra. Il secondo poema è invece l'Odissea. Ed è proprio dedicato ad Ulisse e al suo lunghissimo viaggio per tornare a Itaca, la sua isola, e a Penelope, sua moglie. Ma lasciamo un attimo da parte Ulisse per ora e concentriamoci sulla storia della nostra eroina, perché questo fu la sapiente Penelope. Non usò spade o frecce, ma molta intelligenza per sfiancare il nemico. Cominciamo infatti dall'inizio, cominciamo dal nome, il nome Penelope. Come nasce questo nome? Non è infatti il nome la prima cosa che sanno gli altri di noi, il nostro modo di presentarci, di dire chi siamo. E allora chi è Penelope, oltre che una regina, una moglie e una madre? Alcuni dicono che quando ricevette questo nome, Penelope era una principessa, la figlia di Icario, il re di Sparta. Sparta era una città greca famosa per i suoi guerrieri, per la disciplina, per la forza. Quando la bambina era molto piccola, un giorno il padre, per motivi che poi nessuno ha mai veramente scoperto, decise di portarla su una scogliera, a picco sul mare. La neonata era in fasce e piangeva forte, ma lui doveva forse compiere un sacrificio, rispondere a una richiesta degli dèi, noi non lo sappiamo. Si avvicinò però con passo molto deciso alla fine dello scoglio. Guardò in basso, dove si rompevano le onde, e decise di buttarla in acqua. La bambina cadde dalla scogliera e di sicuro sarebbe affogata, era veramente piccola, se non fossero arrivati degli animali ad aiutarla, delle anatre di mare, chiamate Penelopi. Così allora venne battezzata, prendendo il nome da chi l'aveva salvata. Vari anni dopo, quando Penelope era ormai diventata grande e aveva imparato a nuotare, il padre Icario decise di trovarle marito. A quei tempi, infatti, dovete immaginare che le giovani principesse poco potevano per scegliere il loro futuro. Icario, il re, indisse una gara a Sparta, aperta anche ai principi stranieri, ma non una gara di armi, come tutti si sarebbero aspettati, vista la città, ma di corsa. Al più veloce tra i principi, Icario avrebbe dato in sposa sua figlia Penelope, la sopravvissuta alle onde del mare. Contro ogni pronostico non vinse uno spartano, ma un ragazzo venuto da una piccola isola. Il suo nome, ormai lo potete immaginare, era Ulisse. Icario all'inizio fece fatica a lasciar partire la figlia e cercò di evitare che lo lasciasse. Ma Penelope scelse Ulisse, che l'aveva vinta correndo velocissimo, e così lasciò Sparta. Penelope
Penelope si ritrovò quindi sposa di un corridore, di cui sapeva davvero molto poco, e andò a vivere con lui sull'isola di Itaca, famosa per le sue pietre bianche. La donna si abituò presto alla vita da isolana, a quei colori, a quei profumi, e passò molti anni di tranquillità, insieme ad Ulisse e al loro primo figlio, Telemaco. Ma purtroppo la vita cambiò quando Ulisse venne chiamato alla guerra di Troia per andare a combattere e partì per moltissimi anni. Tanti furono gli anni in guerra e altrettanti in viaggio poi per poter tornare a casa. Durante questi anni Ulisse incontrò altre donne, incontrò giganti, mostri, divinità e intanto Penelope lo aspettava a casa. Forse con pazienza, come molti dicono, forse con rassegnazione, o forse con determinazione. Dalla partenza di Ulisse, infatti, l'isola divenne oggetto del desiderio di altri. Una terra senza re era considerata indifesa, e in molti avrebbero voluto prendere il posto del re di Itaca e sposare Penelope, rimasta sola per così tanti anni. Ma Penelope non aveva nessuna intenzione di risposarsi e anzi era convinta che Ulisse sarebbe tornato. Gli uomini che avevano invaso la sua casa pensando di prendere il trono si chiamavano Proci. Erano altri principi delle isole vicine a Itaca e col passare del tempo si fecero molto insistenti. Occuparono la sua casa e la sua isola. Penelope dovette inventare un modo, trovare una soluzione per salvarsi e salvare il suo regno. Proviamo a pensare a lei, a Penelope, sola, con un figlio piccolo e vicino solo il padre molto anziano di Ulisse, ferma, in casa, mentre il marito viaggiava e si perdeva nel mondo. C'è qualcosa nella sua storia che ci ricorda cosa è successo a molte donne nel passato, che erano spesso costrette a casa, senza lavorare, senza viaggiare, senza studiare. Donne che si sono dovute difendere con quello che avevano, e così ha fatto anche Penelope. Visto che il padre anziano di Ulisse aveva bisogno di una veste da indossare dopo la morte ed era molto anziano e in pericolo di morire da un momento all'altro, Penelope si mise a tessere per filare una tela con cui avrebbe fatto la stoffa e poi la veste per il padre di Ulisse. Disse ai Proci che una volta finita la tela avrebbe sposato uno di loro, ma se di giorno tesseva e filava la sua tela, la notte la scioglieva, la distruggeva. E quindi la tela non finiva mai, non era mai finita. Lei infatti aveva promesso di trovare marito alla fine della tela, ma non aveva detto quando l'avrebbe finita. Il suo inganno durò molto, notte e giorno, notte e giorno. Ma come spesso accade agli inganni, venne infine scoperto e sembrò che il destino di Penelope fosse segnato. Avrebbe sposato un altro uomo e dato la sua isola a un nuovo re. Indisse allora anche lei una gara, come era stato la prima volta che aveva preso marito. Disse a tutti i Proci che avrebbe sposato chi di loro sarebbe stato in grado di tendere l'arco di Ulisse, il marito viaggiatore e assente da tanti anni. In molti si proposero e si affannarono perché l'arco era duro, durissimo e difficile da maneggiare. Non c'era verso di tenderlo e scoccare una freccia. A un certo punto, mentre tutti i Proci erano lì e tentavano, arrivò un vecchio, coperto di stracci, entrò alla reggia di Ulisse e disse
che voleva provare lui, a tendere l'arco. Tutti lo guardarono così mal ridotto e risero, lo presero in giro. Penelope però sentì una scossa attraversarle il corpo. Sotto quelle vesti così logore si nascondeva infatti suo marito Ulisse, appena tornato dal lunghissimo viaggio. Il re di Itaca prese l'arco e lo tese fortissimo sotto gli occhi attoniti di tutti i presenti e poi iniziò a scagliare le sue frecce per colpire tutti i proci e liberare così Itaca dal loro assedio. Penelope poté quindi tornare alla sua vita, al marito, al figlio, alla sua famiglia. Ma certo quegli anni lontani dobbiamo pensare che cambiarono molte cose nel suo cuore. Forse Ulisse le raccontò tutto della guerra e dei mari e degli amori e degli addii, o forse no. Sicuramente il re di Itaca poté godere della compagnia di una donna piena di risorse, una pensatrice, salvata dalle anatre per poter a sua volta salvare un'isola intera.